Ciao Gassuoli, si apre questo Good Morning Milan domenicale in vista della partita di questa sera con la Lazio, con il palco che scampana. Ha finito? Vabbè, pensavo fosse di buon auspicio. Iniziamo subito con le probabili formazioni, che sono la cosa più importante probabilmente di oggi. La probabile formazione del Milan sarà Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Tonali che sia centrocampo. Messias, Brahim Diaz, Leao, Giroud. Ha senso? C'ha senso. Io, come vi ho già detto ieri, con una squadra come Lazio che già di suo ti lascia già i varchi, avrei preferito un rimpolpamento del centrocampo con il trequartista, tra virgolette, trequartista difensivo, no? Quindi un Krunic, per dirci, un po' più fisico. Però, vabbè, è sicuramente laddove fosse questa con Messias, Brahim Diaz, Leao e Giroud, è una formazione molto spinta, no? Perché di fatto Saelemaekers non c'è, quindi che offre più copertura rispetto a Messias. Il trequartista è Brahim Diaz, che io ripeto può dar di più secondo me in fase di secondo tempo, quando i giocatori sono più stanchi fisicamente di avversari, quindi probabilmente hanno meno possibilità di metterci il fisico, che è la cosa che Brahim Diaz soffre molto. Vedremo, vedremo. Comunque, chiaramente Pioli che decide. Pioli ha ragione a prescindere, perché l'allenatore noi non siamo nessuno, io non sono nessuno. Certo è che mi sembra una formazione molto spinta. Potrebbe anche essere un segnale, come vi ho già detto, da quello che ho visto di conferenza, di un Pioli, perdonatemi i termini, incazzato. Un Pioli che vuole vincere, un Pioli che l'ho visto tosto più del solito. Anche per come rispondeva alle domande, non l'ha lasciata dire, insomma, è entrato nel merito, ha risposto, botta e risposta, anche incalzato dai giornalisti a domande chiaramente che gli volevano far mettere in bocca determinate cose. Ha saputo tenere testa, mi è piaciuto. Spero che anche questa scelta di formazione così, diciamo, offensiva, laddove venisse confermata, sia un segnale di come Pioli vuole vincere e come spero vogliano vincere i calciatori e si sentano forti e capaci di vincere. La Gazzetta evidenzia la necessità di Giroud e Leao, appunto, con la Lazio. Con la Lazio servono le risposte di Giroud e Leao. E in panchina c'è Zlatan, che è davvero un segnale dal cielo, magari, speriamo. Comunque si evidenzia, nonostante il forfait di Bennacer, Stefano Pioli può sorridere contro la Lazio. In panchina ci sarà anche Ibrahimovic. Zlatan non segna il 9 gennaio. Nel successo esterno del Venezia, l'Olimpico sarebbe un bel posto per rompere questo lungo digiuno. Tutto lui aveva segnato alla Lazio, se non sbaglio, è andata. Lo svedese in questa stagione ha già realizzato un gol alla Lazio, infatti, chiudendo la partita al minuto 67 sull'assist di Rebic, anche lui recuperato per la gara di questa sera. Al Milan, oltre a Zlatan, servono i gol e le giocate di Olivier Giroud, che secondo me comunque, malgrado l'assenza di gol, sta facendo il suo, e Rafa Leão per dare una scossa in attacco. Ricordiamo che Giroud non segna dallo scorso 6 marzo. Speriamo che possa essere la partita giusta per sbloccarsi. Oltretutto ce l'ho al Fantacalcio, e quindi perché no, direi doppiamente. È interessante l'opinione di Crespo, un giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo, anche se è stata una sola stagione al Milan. A me quella stagione ha fatto godere, si meritava di fare la doppietta, che fosse ricordato per la doppietta in finale con Liverpool, di quella partita disgraziata. Ad ogni modo, il parere di Hernan Crespo su Lazio-Milan, una gara spettacolare, sicuramente sarà bella, secondo me sarà una bella partita. Le squadre di Sarri amano giocare a pallone, senza dubbio, ma il Milan non è da meno, se certo. Pioli lo ha costruito con cura, come una squadra che attacca, cercando però di mantenere sempre l'equilibrio, e mi pare che ci stia riuscendo a farlo. Sono d'accordissimo. Anzi, forse serviva un pochino più di finalizzazione in attacco, ma sicuramente è un Milan che è evoluto sul piano del gioco, no? Corriere della Sera, ripeto, Corriere della Sera, non Milan News o altro. Milan danneggiato più di tutti, ma con la Lazio non dovrà pensarci. Sottolinea appunto il Corriere della Sera le evidenze di quelle che sono state difficoltà oggettive, diciamo, difficoltà degli arbitri con il Milan quest'anno. È innegabile, il Milan è la squadra più danneggiata del campionato rispetto, ripeto, Corriere della Sera, non stiamo parlando di Milan Magazine. I torti arbitrali in campionato sono troppi, e se poi si aggiungono quelli di Champions, mano di Lemar non vista sul rigore per l'Atletico, fallo di Bennacer di Taremi, da cui nasce il gol del Porto, e di Coppa Italia, gol di Bennacer annullato dal VAR, che non doveva neanche intervenire. Quindi non c'è anche la discussione se è attivo o non attivo. Non essendo un errore evidente, non doveva neanche intervenire.
Allora, Pioli fa bene a replicare la dichiarazione di Inzaghi. Sì, che dice che alla fine si compensa una beata fava, verrebbe da dire. Ma non ce ne frega niente, comunque noi dobbiamo pensare a noi. Che però poi si venga a dire che si compensano un po' di maroni, perché se andiamo a contare quello che ha vissuto il Milan tra fuorigiochi geografici, gol di mano contro di Udogi, la questione dello Spezia, vogliamo metterci anche dato che si lamentavano interisti del rigore nel derby, rigore di su Hernandez sul Torino. Viceversa, l'Inter ne ha avute, al di là di quello che dicono del derby, che poteva anche starci il fallo di Giroud su Sanchez, se vogliamo dirlo, ma allora andiamo a contare tutte le altre cose, no? Tutte quante le altre cose e lasciamo perdere. Allora, se ci sta il rigore su Giroud, ci sta anche il fallo di gomito di Dzeko, non mi ricordo neanche contro chi, che gli veniva un bitossolo così, no? Ma vabbè, l'Inter quest'anno sicuramente, allora, ripeto, io non credo né adesso nella malafede totale, io poi credo nell'incompetenza arbitrale, quello sì, ed è oggettivo che Milan è stato, diciamo, molto sfortunato in tal senso quest'anno. Non è oggettivo, non è inutile che si chiacchieri, si dica che pianga, è oggettivo. Forse è capitato a un'altra squadra, staremmo qua a fare l'elenco dei torti. Forse è capitato Inzaghi si sarebbe stracciato le vesti, si sarebbe stracciato le vesti, non lo so, sarebbe messo nulla in pubblica piazza. Non io di cosa avrebbe potuto fare uno come Simone Inzaghi che piange una faccia come cosa avrebbe potuto fare a luce di quello che è successo quest'anno a Milan? Non lo so. E poi viene a fare adesso i complimenti all'Aia, dai, fa piacere. Che faccia complimenti con lui che urla al varista, dai, facciamo il piacere, va? Inzaghi, davvero, cioè, ma a me fa davvero, quelli che adesso fanno come si dice, cercano di indicare Pioli come quello che adesso piange. Ma ragazzi, ma siamo seri? Pioli? Sì, ok, adesso ultimamente ha avuto le reazioni un pochino più brusche del solito sul piano dell'arbitrale, siamo d'accordo. Ma vogliamo da che pulpito vengono fatte le lezioni di comunicazione? Ma da chi? Da Simone Inzaghi, ragazzi. Spiazze, Simone Inzaghi è l'allenatore più fregna dell'universo. Un allenatore che è ridicolo ogni volta che si pone a negare l'evidenza dei meriti degli altri. È sempre uno che dice che gli altri sbagliano, che loro meritavano, sempre, fosse anche qualunque partita. Quindi, da che pulpito? Lasciamo perdere. Ultima notizia, amichevoli di lusso, introiti e visibilità. Milan Tech Hub invitati alla Superlega estiva in USA. Dopo l'iscrizione riportata da ESPN, tutto sport confermato un'estiva del Milan. Sarà interessante e divertente. Vedremo anche con quale proprietà e quale formazione. Invitato dal club dei fondatori della Superlega, Juventus, Real Madrid e Barcellona. Un'occasione per giocare amichevoli di lusso che garantiscono introiti e visibilità del marchio. Oggi ci rivediamo sicuro. Forza Milan, dai cacchio ragazzi, dobbiamo essere belli incazzati. Potessi scendere in campo io, ho voglia di scendere in campo. Farei cagare, però vorrei almeno correre dietro le gambe degli avversari. Avrei la voglia, vorrei immolarmi per la causa, vorrei giocare io. Ciao.